In questi giorni ci appelliamo alla Costituzione, parlando di governo che ci obbliga a rimanere in casa, vaccini che saranno obbligatori, DPCM che non sono costituzionali e più in generale di un vero e proprio stato di polizia. Beh, la notizia è che tutte le limitazioni che ci stanno imponendo ci sono sempre state, non sono una novità, non abbiamo mai avuto piena libertà, siamo noi che ci siamo svegliati solo adesso. In questa puntata delle pillole di libertà vorrei mostrarvi come mai, anche a livello costituzionale, non siamo mai stati liberi. Lo abbiamo solo creduto e di come il controllo da parte dello Stato può avvenire in qualunque momento, senza che il cittadino possa farci sostanzialmente niente, almeno fin tanto che sceglie di giocare alle sue regole. Dunque, lo avete visto, da un momento all'altro il governo ha deciso che non possiamo più girare liberamente. Questa è di fatto una limitazione alla libertà delle persone e vietare ad esse di muoversi è un fatto estremamente grave. Noi non siamo proprietà dello Stato, il mondo non è di proprietà di uno o dell'altro governo e noi siamo esseri liberi che abbiamo la possibilità di muoverci, di stare dove meglio crediamo. Questo però solo in teoria, in pratica è tutto diverso. Tutto ha origine nel momento stesso in cui nasciamo, perché lì vi è l'obbligo di registrare i nuovi nati, in modo tale che questi siano identificabili. A questo punto la nostra libertà finisce, perché siamo schedati e implicitamente obbligati a seguire le leggi dello Stato in cui ci troviamo. Questa nostra rintracciabilità non ci dà alcuna possibilità di scelta, a meno di non disobbedire e quindi pagarne le conseguenze. Per evitare però che lo Stato sia tiranno nei confronti delle persone, esiste la Costituzione, un testo molto importante, ai più sconosciuto, ma che in questo periodo sembra essere tornato di moda. Purtroppo però l'idea che la Costituzione tuteli la nostra libertà e i nostri diritti non è del tutto corretta. La Costituzione, infatti, preferisce sempre tutelare il bene della collettività rispetto alla libertà del singolo, società di cui siamo obbligati a fare parte nel momento in cui siamo stati schedati alla nascita. Per questo siamo liberi soltanto finché il nostro agire, e talvolta anche soltanto il nostro pensare, non sia una minaccia per gli altri. Vediamo alcuni esempi. L'articolo 21 della Costituzione tutela la nostra libertà d'espressione, ma questo non vuol dire che possiamo dire quello che vogliamo. Anzi, è la Costituzione stessa a prevedere la censura. Molti infatti si appellano soltanto alla prima parte dell'articolo, che dice testualmente: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ma l'articolo non finisce qui, prosegue e poi dice: si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria. E ancora, la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un qualunque momento può essere approvata una legge che limita la nostra libertà di espressione, attuando quello che viene definito sequestro, che nella lingua italiana significa privazione e pertanto anche censura. E infatti esistono già leggi che limitano la nostra libertà d'espressione e che riguardano ad esempio la diffamazione oppure il procurato allarme. Ci interessa in particolare questa cosa del procurato allarme perché in questo momento delicato in cui stiamo vivendo, diffondere notizie false riguardanti il virus potrebbe configurare procurato allarme. A voi direte: io non diffondo notizie false, do soltanto la mia opinione. Beh, bisogna vedere quali sono le conseguenze di diffondere queste opinioni. E in più, chi decide che quello che dico è vero o falso? Beh, questo lo si decide in un processo, quindi poi le nostre teorie sul virus che è un'arma chimica o sul 5G che possono configurare procurato allarme dovranno essere dimostrate con prove inconfutabili di fronte ad un giudice. E noi non saremo in grado di fornirle perché solitamente abbiamo solo ripetuto come dei pappagalli quello che abbiamo sentito in un video oppure su un audio di WhatsApp, ma questo non è un problema della legge. Capite quindi che nemmeno a livello costituzionale siamo veramente liberi di dire tutto quello che ci passa per la testa. E in futuro potranno essere introdotte nuove leggi che limiteranno ulteriormente la libertà d'espressione delle persone. Vogliamo poi parlare della reclusione domiciliare che stiamo subendo e delle multe che in questi giorni stanno facendo? Anche qui molti si appellano alla Costituzione dicendo che sancisce la libera circolazione dei cittadini, ma non è così.
L'articolo 16 infatti dice che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Oggi queste eccezioni sono entrambe applicate perché abbiamo un'emergenza sanitaria che minaccia la sicurezza delle persone. Abbiamo però sentito alcuni costituzionalisti che hanno detto che i DPCM non sono legge e quindi non possono limitare la nostra libertà, ma sono soltanto tentativi di prendere visibilità da parte di alcuni. Ho già spiegato in un video che vi lascio qui sotto in descrizione come Conte avesse già pensato a tutto questo, perché è un giurista e quindi di costituzione ne sa, e come abbia reso legittimi i DPCM. Ma anche fosse, poi bisognerà fare ricorso e difficilmente, vista la situazione, un giudice accoglierà la nostra richiesta. E allora cosa potremmo dire? Potremmo dire che la pandemia è una grande farsa, come dicono alcuni, e quindi non ci possono tenere a casa perché non ci sono i presupposti, non c'è niente di cui avere paura perché niente esiste. Sempre secondo la legge, questa è una questione che deve essere discussa in tribunale, ovvero dovremmo portare prove inconfutabili che lo dimostrino. Saremo in grado di portare queste prove? Perché vedete, di fronte a un intero mondo che è in lockdown, convincere un giudice che là fuori non c'è niente di niente non è la cosa più semplice. Ancora una volta, quindi, nemmeno a livello costituzionale è garantita piena libertà all'individuo, ma una sudditanza a ciò che ritengono loro, non noi, giusto per tutta la società. E infine parliamo dei tanto chiacchierati vaccini. Credete che la Costituzione ci tuteli dalla possibilità che un giorno venga qualcuno e ci inietti nel corpo un vaccino, magari quello per il Covid-19 che arriverà a fine 2020, inizio 2021? No, non ci tutela. Infatti l'articolo 32 della Costituzione dice: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. Questo sancisce in maniera inequivocabile che se a un certo punto decideranno che il vaccino deve essere fatto a tutti per una questione di sicurezza nazionale, la faranno e ci inietteranno quello che vogliono. Infatti tutto questo viene già fatto per i famosi TSO, trattamenti sanitari obbligatori, che vengono imposti con la forza a quelle persone che sono una minaccia per se stesse o per gli altri. Inoltre, i vaccini obbligatori per i bambini esistono già e se non li fai devi pagare una multa e tuo figlio non può andare alla scuola d'infanzia. Quindi, come vedete, se vogliono un modo per imporci le cose, lo trovano. E anche qui, se si volesse contestare il tutto, cioè che i vaccini sono una scemenza e che non c'è nessun virus contro cui vaccinarsi, beh, bisognerebbe andare in tribunale e portare delle prove che convincano un giudice. In mano abbiamo le prove inconfutabili per convincere un giudice a cambiare l'intero sistema sanitario, oppure abbiamo solo letto qualche post su Facebook? Anche in questo frangente, quindi, la libertà all'interno del sistema è soltanto un'illusione. Eppure un senso a tutte queste limitazioni di base ci sarebbe. Vi siete chiesti come mai non siamo liberi, veramente liberi, di fare quello che vogliamo, andare dove vogliamo, dire quello che vogliamo? Beh, il motivo è ancora legato una volta alla Costituzione ed è il motivo dell'esistenza stessa della Costituzione, ovvero il fatto che garantisce la convivenza civile tra le persone. L'uomo, infatti, lasciato senza regole, si macchierebbe molto presto dei peggiori crimini e per questo ha bisogno, per la sua natura, di alcune limitazioni. È triste da dire, ma senza le regole sarebbe il caos. Infatti la stessa anarchia non è assenza di regole, ma è creazione di regole nuove. Il problema vero è che tutte queste regole oggi non sono solo volte alla nostra sicurezza, ma sono in larga parte piegate al potere economico. Non viviamo più in un sistema che applica dei limiti soltanto per tutelarci, ma in gran parte per schiavizzarci, ovvero per permettere a pochi di avere tutto il potere e tutto il denaro. In conclusione, quindi, perché vi racconto tutto questo? Perché vi do tutte queste informazioni che vanno contro la nostra libertà, mostrano come non siamo liberi? Ma per svegliarci una volta per tutte. All'interno di questo sistema non siamo liberi e la Costituzione non ci tutela come immaginiamo. È inutile che ci appelliamo ad essa, è soltanto una grande macchina appositamente studiata per tenere tutte le persone a produrre, consumare e vivere pacificamente. Per quanto possa essere dorata, si tratta pur sempre di una gabbia. E fin tanto che siamo dentro quella gabbia, non abbiamo piena libertà. Come si può pensare di ottenere la libertà fin tanto che combattiamo all'interno di una gabbia? Non si può. Infatti l'unica cosa saggia da fare
è anche la più semplice. Uscire. E la conoscenza serve esattamente a questo. Le cose scomode che vi racconto, che non vi piacciono, servono a questo, a vedere bene i confini della gabbia. Al contrario, credere in tutto quello che sentiamo, per quanto questo ci piaccia, equivale a spegnere la luce e quindi perdere la direzione in cui andare.